Mostrerò come realizzare questo caldissimo maglioncino scaldacuore che io ho deciso di chiamare scaldacuore rose. Per quanto riguarda il filato, io ho deciso di utilizzare il filato della Mistrico Filati linea Giuggiola, che se ricorderete ho già utilizzato perché era appunto un maglione che è chiamato Giuggiola. Questa volta ho optato per il colore numero 7, che è questo colore del rubino, e vi ricordo, vado a leggere per non sbagliarmi, scritto qui, che ogni gomitolo è da 50 grammi e misura 130 metri. Per poter realizzare questa maglia scaldacuore, che è una taglia S, io ho utilizzato 300 g di questo filato, lavorando sia con l'uncinetto del numero 6 che con l'uncinetto del numero 5. Per quanto riguarda naturalmente il filato, vi lascio il link in descrizione, da cui potete acquistare sul sito 109 filati il mio stesso filato anche in altri colori. Io l'ho realizzato in colore rubino, ma secondo me questo scaldacuore verrebbe benissimo anche con il colore del nero o del blu. Per quanto riguarda una taglia M, vi dico già che dovete andare a prendere almeno 400-450 grammi. Per una taglia L io vi consiglio tra i 550 e 600 grammi di filato. Per quanto riguarda la lavorazione, invece, si parte da sotto, quindi si lavora come se si stesse lavorando un cardigan. Mi avvicino così lo vedete bene. È una lavorazione semplice, sono due giri che vanno sempre ripetuti. E si lavorano quindi come se un unico pezzo, come se stesse lavorando un cardigan, fino ad arrivare all'altezza sotto al seno. Naturalmente voi potete fare questa maglia più corta, che vi arrivi qui, più lunga, quindi che vi arrivi tipo anche fino alle ginocchia, dipende un po' dall'utilizzo che ne volete fare. Una volta arrivata sotto al seno, si vanno a cucire, cioè non si cuce, ma si vanno ad unire insieme le parti, sempre con l'uncinetto. Una volta unite le parti, io sono passata da lavorare dall'uncinetto numero 6 a quello del 5, perché sono lo volevo più aderente, ma voi potete continuare benissimo a lavorare con un certo numero 6. In questo caso, mi raccomando, se siete una taglia S, andate a prendere almeno un gomitolo in più di filato. Una volta arrivata all'altezza sopra il seno, si divide la parte dietro dalla parte avanti, si vanno poi a cucire le spalle e, una fatto ciò, si vanno a fare le maniche. Per fare le maniche io ho scelto un punto diverso, perché come potete vedere qui è bello forato, ma siccome questa è una maglia scaldacuore che io voglio indossare, come in questo momento, sotto dei vestitini che ho smanicato ma col collo alto, ho deciso di fare un punto molto più coprente per le maniche, in modo da poterlo anche utilizzare sopra quei top a collo alto, ma che sono a giro maniche. Quindi qui abbiamo l'apertura, molto comodo, molto leggero, e invece l'abbiamo coprente e caldissimo alle spalle. Vi posso assicurare che in questo momento, anche se non ho niente sotto perché è a giro maniche, non sento alcun tipo di freddo, cioè sono veramente molto calda, anche perché il Giuggiola è un filato caldissimo che io ho adorato. Ho quella maglia che ho realizzato col Giuggiola che sto indossando tantissimo. Detto ciò, spero che anche questa maglia semplice ma veramente particolare per il modo in cui l'abbiamo creata vi piaccia e che desiate realizzarla, e se è così, poi mi raccomando, mandatemi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncentando con Elsa, o sul gruppo Facebook La Libertà di Uncentare e Spruzzare, oppure mi potete taggare su Instagram, dove mi troverete sia come Elsa Faccio che come Uncentando con i Filati. E noi, come sempre, ci vediamo poi al prossimo video tutorial. Per realizzare la nostra maglia scaldacuore, io ho deciso di utilizzare il filato della Mistrico Filat linea Giuggiola, il colore lo 07, che è questo colore rosso o color rubino. Allora, lavorerò con l'uncinetto il numero 6 e io vi farò vedere un campione del motivo che andremo a fare. Vi dico già che io nel campione ho montato 35 catenelle, mentre nella lavorazione vera e propria ne monterò 125. La lavorazione che andremo a fare si ottiene su un multiplo di 15, a qui poi vanno aggiunte 5 catenelle per avere l'inizio uguale alla fine. Quindi mi raccomando, multiplo di 15 più 5 catenelle. Per fare questa maglia scaldacuore, misuratevi la larghezza dei fianchi o la larghezza del seno in base a cosa avete più largo, e in base a quello andate a montare tante catenelle di quanto ve ne servono. Secondo me, per una taglia M basta aumentare di 3 motivi in più rispetto a me, massimo 4, per una taglia L 6-7 motivi.
motivi. Detto ciò, possiamo andare a fare il nostro primo giro, che consiste nel realizzare 2 catenelle che sono sta prima maglia alta. Prendo il filo, salto la prima delle mie 35 catenelle, entro nella seconda e realizzo una maglia alta. Devo andare a realizzare un totale di 5 maglie alte, una in ogni catenella, quindi 2 già le ho realizzate. Vado nella catenella successiva 3, vado nella catenella successiva 4, vado nella catenella successiva 5. 3 catenelle, 1, 2, 3, salto 3 catenelle di base, entro nella quarta e vado a fare una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3, salto 2 catenelle di base, entro nella terza e vado a fare una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3, salto 3 catenelle di base e ricomincio da capo. Quindi entro nella quarta e vado a fare la mia prima maglia alta. Vado nella maglia alta nella catenella e vado successiva e vado a fare la mia seconda maglia alta. Catenella successiva, vado a fare la mia terza maglia alta. Catenella successiva, quarta maglia alta. Catenella successiva, quinta maglia alta. Tre catenelle, 1, 2, 3, salto 3 catenelle di base, entro nella quarta e vado a fare una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3, salto 2 catenelle di base, entro nella terza e vado a fare una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3, salto 3 catenelle e ricomincio da capo. Quindi questo è quello che andremo a ripetere per tutto il nostro primo giro, e sia 5 maglie alte, 3 catenelle, maglia bassa, 3 catenelle, maglia bassa, 3 catenelle. Ricordandovi solo che quando fate il secondo archetto di 3 catenelle dovete saltare 2 maglie, 2 catenelle invece che 3. Terminiamo il primo giro, dopo aver fatto le 3 catenelle, saltiamo 3 catenelle, entriamo nella quarta e andiamo a fare la nostra prima maglia alta. Catenella successiva, entriamo e andiamo a fare una seconda maglia alta. Catenella successiva, entriamo e andiamo a fare la nostra terza maglia alta. Catenella successiva, entriamo e andiamo a fare la nostra quarta maglia alta. Ops. Catenella successiva, quindi ultima catenella, entriamo e andiamo a fare la nostra quinta e ultima maglia alta. E abbiamo terminato così il nostro primo giro. Secondo giro, mi giro con la lavorazione e vado a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta. Quindi 1, 2, 3, vado a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta, per un totale quindi di 5 maglie alte. Una l'abbiamo già fatta, successiva 2, vado alla maglia alta successiva 3, maglia alta successiva 4, maglia alta successiva 5. Catenella di separazione, prendo il filo, scusate, tiro un po' di filo altrimenti, ok, prendo il filo, vado nell'archetto di 3 catenelle ma non nel primo, entro nel secondo, quindi quello che mi separa le due maglie alte, e vado a fare 3 maglie alte non chiuse. Quindi una maglia alta non chiusa, prendo il filo, rientro, seconda maglia alta non chiusa,
prendo il filo, rientro, terza maglia alta non chiusa, chiudo le tre maglie alte insieme, catenella di separazione, prendo il filo, rientro e di nuovo vado a fare 3 maglie alte non chiuse, quindi una, prendo il filo, rientro, 2, prendo il filo, rientro, 3, chiudo le 3 maglie alte insieme, catenella di separazione, prendo il filo, rientro e di nuovo 3 maglie alte chiusi, non chiuse, quindi una maglia alta non chiusa, seconda maglia alta non chiusa, terza maglia alta non chiusa, chiudo le 3 maglie alte insieme, catenella di separazione, prendo il filo e ricomincio da capo. Quindi abbiamo fatto 5 maglie alte, una catenella e 3 gruppi di 3 maglie alte chiusi insieme separati da una catenella. Quindi ricominciamo e andiamo a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta, 1, maglia alta successiva 2, maglia alta successiva 3, maglia alta successiva 4, maglia alta successiva 5. Catenella di separazione, prendo il filo, entro nel secondo archetto di 3 maglie alte che mi separa le due maglie basse e di nuovo vado a fare il mio primo gruppo di 3 maglie alte chiuse insieme. Quindi vado a realizzare 3 maglie alte non chiuse. Una, rientro, 2, rientro, 3. Chiudo le 3 maglie alte insieme. Catenella di separazione. E di nuovo prendo il filo, rientro e vado a fare 3 maglie alte non chiuse, quindi una, 2, 3. Chiudo le 3 maglie alte insieme. Catenella di separazione, prendo il filo, rientro e di nuovo 3 maglie alte non chiuse, una, 2 e 3. Chiudo le 3 maglie alte insieme. Catenella di separazione e ricomincio da capo. Quindi questo è quello che devo fare per tutto il secondo giro. Termino il secondo giro andando a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta, quindi una, 2, 3, 4 e 5, entrando nella terza catenella che equivaleva alla mia prima maglia alta. Ho terminato così i due giri e che questi sono i giri che andremo sempre a ripetere. Vi faccio rivedere solo come rifare il primo giro, dato che abbiamo una base diversa rispetto alla base iniziale. Ci giriamo con la lavorazione e di nuovo andiamo a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, una maglia alta sopra ogni maglia alta, quindi una, 2, 3, 4, perché una equivaleva alla mia prima, le 3 catenelle equivalevano alla mia prima maglia alta, quindi ne ho 5 e vado a fare 3 catenelle, 1, 2, 3. Vado tra i primi due gruppi di 3 maglie alte e vado a fare una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3. Vado tra il secondo e il terzo gruppo di 3 maglie alte chiusi insieme e realizzo una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3 e ricomincio da capo. Una maglia alta sopra ogni maglia alta. 2, 3, 4 e 5. 3 catenelle, 1, 2, 3 e vado a fare una maglia bassa tra le prime due gruppi di 3 maglie basse. 3 catenelle, 1, 2 e 3. Vado tra il secondo e il terzo gruppo di maglie alte chiusi insieme e faccio una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2 e 3.
e si termina poi il giro andando a fare 5 maglie alte, una sopra ogni maglia alta. Quindi questo è il nostro motivo, sono i due giri che andremo sempre a ripetere. Io arriverò fin sotto al seno e poi vi farò vedere come unire il nostro cardigan, perché adesso in questo momento è come se stessimo lavorando un cardigan, vi farò vedere come unire e come trasformarlo in una maglia. Allora, ho ripetuto il giro per ben 12 volte, quindi due giri, scusatemi, per 12 volte, e sono quindi arrivata adesso a dover unire la mia maglia, perché come vi ho detto io la voglio aperta sotto, ma che poi sotto al seno si chiude sul davanti. E per fare questo adesso andremo a fare, io devo tornare a fare il primo giro, ma la prima maglia alta, quindi questa, invece di andare a fare 3 catenelle, ne andiamo a fare soltanto 2, quindi una e due, che equivalgono quindi a una maglia alta non chiusa, ma lo capiremo bene quando andremo a terminare il giro. E adesso vado a lavorare normalmente le mie maglie alte, cioè lavoro normalmente il mio primo giro andando a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta, le 3 catenelle e così via. Quindi si lavora normalmente il primo giro, ma vi farò vedere come terminarlo in modo da chiuderlo insieme al pezzo all'altro pezzo. Allora, sto terminando il giro, ho fatto le mie 4 maglie alte, devo andare a fare l'ultima, ma entrando nella terza catenella non vado a fare una maglia alta, ma una maglia alta non chiusa. Quindi entro nella terza catenella e vado a prendere il filo e vado a fare una maglia alta non chiusa, poi entro nella seconda catenella della maglia alta non chiusa che avevo fatto all'inizio, prendo il filo e chiudo le maglie alte insieme in questa maniera. Ho così chiuso la maglia, vedete, quindi qui sarà aperta sotto, ma sopra andremo a chiudere. Ora però noi qui abbiamo un totale di 1 2 3 4, due maglie alte insieme che contiamo come 5, 6, 7, 8 e 9 maglie. Dobbiamo fare in modo di arrivare ad averne 5 e andremo a fare in questa maniera. Quindi andiamo a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, una maglia alta sopra la maglia alta successiva, una maglia alta sopra la maglia alta successiva. Nelle ultime due maglie alte andiamo invece a fare due maglie alte chiuse insieme, quindi entro nella penultima maglia alta e realizzo una maglia alta non chiusa, vado dove ho la maglia alta successiva e realizzo un'altra maglia alta non chiusa, chiudo le due maglie alte insieme e adesso continuo a lavorare il mio secondo giro normalmente, quindi catenella di separazione, prendo il filo, vado nel secondo archetto di 3 catenelle e vado a fare i miei gruppi di 3 maglie alte. Quindi continuo a lavorare normalmente e vi farò vedere come andare a terminare poi il nostro secondo giro. Ok, sto terminando il secondo giro e vado a fare in questa maniera. Vado dove ho la prima delle mie maglie alte e realizzo una maglia alta non chiusa. Vado nella maglia alta successiva e realizzo un'altra maglia alta non chiusa. Chiudo le due maglie alte insieme. Una maglia alta sopra la maglia alta successiva. Una maglia alta sopra la maglia alta successiva e chiudo il giro andando a fare una maglia bassissima all'interno della terza catenella. Benissimo, adesso dobbiamo ritornare a fare il primo giro, ma rifacciamo ancora una diminuzione, quindi andiamo a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, una maglia alta sopra la maglia alta successiva, una maglia alta non chiusa sopra la maglia alta successiva e una maglia alta non chiusa dove ho le due maglie alte chiuse insieme in questa maniera. Catenella di separazione e 3 catenelle e torniamo a lavorare normalmente il nostro primo giro, quindi vado tra le due maglie alte, tra i due gruppi di maglie alte chiusi insieme, realizzo una maglia bassa. Quindi torniamo a lavorare normalmente il nostro primo giro e vi farò vedere poi come terminarlo.
Benissimo, adesso dobbiamo ritornare a fare il primo giro, ma rifacciamo ancora una diminuzione, quindi andiamo a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, una maglia alta sopra la maglia alta successiva, una maglia alta non chiusa sopra la maglia alta successiva e una maglia alta non chiusa dove ho le due maglie alte chiuse insieme in questa maniera. Catenella di separazione e 3 catenelle e torniamo a lavorare normalmente il nostro primo giro. Quindi vado tra le due maglie alte, tra i due gruppi di maglie alte chiusi insieme, realizzo una maglia bassa. Quindi torniamo a lavorare normalmente il nostro primo giro e vi farò vedere poi come terminarlo. Allora, sto arrivando alla fine del primo giro e vado a fare una maglia bassissima e una maglia non chiusa dove ho le due maglie alte chiuse insieme. Un'altra maglia alta non chiusa nella maglia alta successiva, chiudo le due maglie alte insieme, una maglia alta sopra la maglia alta successiva e vado a terminare il primo giro entrando nella terza catenella e facendo una maglia bassissima. Quindi vedete, adesso siamo tornate ad avere 5 maglie alte, perché noi adesso faremo una maglia alta dove abbiamo le due maglie alte chiuse insieme, quindi avremo 5 maglie alte come le abbiamo nelle altre strisce. Infatti noi adesso andiamo a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, una maglia alta sopra la maglia alta successiva e una maglia alta dove abbiamo le due maglie alte chiuse insieme. E faremo la stessa cosa quando andremo a finire il giro, una maglia alta dove stanno le due maglie alte insieme, una maglia alta dove abbiamo la maglia alta, in modo appunto da avere le nostre 5 maglie alte. E continuiamo a lavorare normalmente i nostri giri. Adesso devo fare il secondo, quindi continueremo a lavorare normalmente il primo e il secondo giro, fino ad arrivare all'altezza degli scalfi. A quel punto dividerò la parte dietro dalla parte avanti. Allora, da quando ho unito la parte della sotto della maglia, io ho ripetuto il motivo per 5 volte, quindi 2 giri li ho ripetuti per 5 volte e adesso sono andata a mettere i marcatori. Per mettere i marcatori io mi sono andata a contare le strisce, se così vogliamo dire, dove ho i gruppi di maglie alte chiusi insieme, tenendo presente che io ne ho 8, quindi ne ho messi 4 avanti e 4 dietro. Però voi, per mettere i marcatori, oltre che contare le strisce di gruppi di 3 maglie alte, contate anche le strisce di maglie alte. Dovete fare in modo che la striscia qui che abbiamo unito vi vada proprio sul davanti e quindi dividere la parte avanti dalla parte dietro in modo che questa vi vada avanti. Se avete un numero dispari di gruppi di tre maglie alte chiuse insieme, allora quello dispari lo dovete mettere dietro, perché voi dovete avere il fatto che qui sia sul davanti. In questo modo io, come strisce di maglie alte, mi trovo 3 dietro, 3 avanti e 2 laterali. Quindi quando andate a mettere i marcatori, la cosa che dovete tenere presente, che dovete prestare attenzione, è che la striscia di unione dei lati della maglia, quindi da quando abbiamo lavorato separatamente siamo andati a unire, sia al centro sul davanti. Dovete tenere presente questo e poi potete andare a mettere i vostri marcatori. Io quindi sono riuscita a mettere i marcatori in questa maniera. Ho 4 strisce di gruppi di 3 maglie alte sul davanti e 4 dietro e ho 3 strisce di maglie alte avanti e 3 dietro e 2 di laterali. Nelle due laterali, nella terza maglia, sono andata a mettere il mio marcatore sia da questa parte che da quest'altra parte. Adesso vi faccio vedere come andremo a lavorare. Vi dico già che io qui stacco il filo, vedete, ho staccato il filo perché mi aggancerò direttamente dove ho il marcatore, in modo da poter lavorare la parte avanti e poi la parte dietro. Quindi qui ho staccato il filo e adesso andremo a lavorare qui e torneremo a fare i giri di andata e ritorno, solo che leggermente diversi rispetto a quelle che avevamo giù, perché qui noi iniziamo e finivamo con 5 maglie alte, mentre qui e qui inizieremo e termineremo con 3 maglie alte. Ed eccomi qui a iniziare a lavorare la mia parte avanti. Come vedete, io qui ho il marcatore dove ho la terza maglia alta del gruppo di 5, quindi la vado a togliere, mi infilo con l'uncinetto, prendo il filo e vado a realizzare le mie prime 3 catenelle che equivalgono alla mia prima maglia alta.
prendo il filo, vado nella maglia alta successiva e realizzo una seconda maglia alta. Prendo il filo, vado nella maglia alta successiva e realizzo una terza maglia alta e vado a lavorare normalmente il mio primo giro, quindi 3 catenelle. Vado tra i due gruppi, tra i primi due gruppi di 3 maglie alte chiusi insieme e faccio una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3. Vado tra il secondo e il terzo gruppo di 3 maglie alte chiusi insieme e faccio una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2 e 3 e torno a lavorare normalmente le mie 5 maglie alte. Quindi io continuo a lavorare il mio primo giro fino ad arrivare all'altro marcatore, dove vedrò farvi vedere come terminare e come iniziare il giro successivo. Sto arrivando, vedete dove ho il secondo marcatore, quindi ho lavorato tutto il primo giro e vado a terminare in questa maniera. Vado dove ho la prima maglia alta e realizzo una maglia alta. Vado dove ho la seconda maglia alta e realizzo un'altra maglia alta. Vado dove ho la terza maglia alta e realizzo una maglia alta. E posso togliere il mio marcatore e passare a lavorare il secondo giro, dove andremo a lavorare. Girando il lavoro andremo a lavorare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, una maglia alta sopra la maglia alta successiva, una maglia alta sopra la maglia alta successiva e di nuovo una catenella. Saltiamo la prima le prime tre catenelle, andiamo nel secondo archetto di 3 catenelle, andiamo a fare i nostri gruppi di 3 maglie alte chiuse insieme. Quindi questi sono i giri che lavoreremo normalmente, sono sempre due giri, solo che adesso inizieremo e termineremo con 3 maglie alte. Quando andremo a lavorare la parte dietro, mi raccomando, si lavorano sempre all'inizio e alla fine 3 maglie alte. La prima e l'ultima va fatta dove abbiamo la prima e l'ultima della parte avanti, quindi 1 2 3 e se iniziamo 1 2 e 3. Io adesso continuo così fino ad arrivare alle spalle, vi dirò alla fine quante volte ho ripetuto il giro e poi andremo a cucire all'altezza delle spalle per poi fare le maniche. Allora, ho terminato sia il pezzo avanti che il pezzo dietro, ho ripetuto il giro per 5, cioè il motivo per 5 volte, quindi di nuovo 5 volte, sia avanti che dietro e poi sono andata a cucire. Per cucire io ho cucito per 7 cm, sia da questo lato che da quest'altro lato e adesso posso andare a fare le mie maniche. Per realizzare la manica io utilizzerò sempre l'uncinetto del 5, però cambierò punto. Andremo a fare un punto dove ci saranno le maglie alte chiuse insieme e giri di maglie basse, ma vi faccio vedere subito. Allora, come primo giro io mi aggancio con l'uncinetto sotto dove ho l'apertura della manica e vado a fare 2 catenelle che sono mia prima maglia alta non chiusa, quindi 1 e 2. Prendo il filo, rientro e vado a fare altre 2 maglie alte non chiuse, una e rientro 2. Chiudo le 3 maglie alte insieme, catenella di separazione, vado dove ho la maglia alta orizzontale, quindi qui, e di nuovo vado a fare 3 maglie alte non chiuse, una, 2 e 3. Chiudo le 3 maglie alte insieme, catenella di separazione e ancora vado dove ho la maglia alta orizzontale successiva e vado a fare 3 maglie alte non chiuse, 1, 2 e 3. Chiudo le 3 maglie alte insieme, catenella di separazione e continuo andando sempre dove ho la maglia alta orizzontale facendo le mie 3 maglie alte non chiuse. Io continuo così per tutto il giro e vi dirò alla fine quanti gruppi di 3 maglie alte chiusi insieme ho. Mi raccomando, se voi dovete allargare un po' di più o stringere, o per stringere potete saltare una maglia alta orizzontale, per allargare dove avete una maglia alta orizzontale andate a fare 2 gruppi di 3 maglie alte chiuse insieme invece che una, dipende sempre, e questo non lo ripeterò ogni video, da come volete fare la manica, se aderente, se un po' più larga, se un po' più stretta, quindi in base a quello decidete quanti gruppi andare a fare. Io adesso finirò il giro, vi dirò alla fine quanti gruppi ho ottenuto e poi farò vedere come realizzare il secondo giro. Sto per terminare il primo giro, ho fatto gli ultimi 3 gruppi di 3 maglie alte chiuse insieme, vado a fare una catenella e io vi dico che ho 19 gruppi di 3 maglie alte chiusi insieme.
Finisco il primo giro entrando nel primo gruppo e andando a fare una maglia bassissima. Secondo giro con una maglia bassissima mi porta all'interno dell'archetto di una catenella. Mi alzo con una catenella, rientro dentro e vado a fare una maglia bassa. Catenella di separazione, vado nell'archetto successivo di una catenella e ricomincio da capo, andando a fare una maglia bassa. Quindi catenella di separazione, archetto successivo di una catenella, vado a fare una maglia bassa. Catenella di separazione, archetto successivo di una catenella, entro e vado a fare una maglia bassa. Catenella di separazione e continuo a fare questo per tutto il mio secondo giro. Terminato il secondo giro ricominceremo dal primo, quindi i due giri che dobbiamo andare a fare sono questi qui e vi farò rivedere un attimo come fare di nuovo il primo giro. Sto terminando anche il secondo giro, ho fatto la maglia bassa e la catenella di separazione, entro dove ho la prima maglia bassa e vado a fare una maglia bassissima. Quindi questi sono i due giri che andremo sempre a ripetere. Adesso vi faccio vedere un attimo come rifare il primo giro. Con una maglia bassissima mi porto all'interno dell'archetto di una catenella. Mi alzo, prendo il filo e vado a fare 3 maglie alte non chiuse. 1, 2 e 3. Chiudo le 3 maglie alte insieme. Catenella di separazione, prendo il filo, vado nell'archetto successivo e di nuovo vado a fare le mie 3 maglie alte non chiuse, 2 e 3. Chiudo le 3 maglie, catenella di separazione, ricomincio da capo. E quindi questi sono i due giri. Io adesso continuerò, farò una manica lunga, quindi vi dirò alla fine quante volte ho ripetuto questi due giri. Allora, ho terminato la prima manica, ho ripetuto i due giri per 23 volte, adesso andrò a fare la seconda manica e poi deciderò se fare qualche collo allo scollo o se lasciare invece la maglia così com'è.